una comunicazione relativa al piano vaccinale, alla campagna di vaccinazione. È in corso la fase 1, la fase di vaccinazione degli operatori sanitari, dei centri sanitari, delle strutture di ricovero e cura e degli operatori e ospiti dell'RSA. La popolazione inizialmente è individuata in 340.000 unità, aderenti sono 320.000, rivista anche con l'aggiornamento dei criteri della struttura commissariale, che indica operatore a qualunque titolo presente in struttura. Le vaccinazioni effettuate a data del 31 gennaio 305.814, di cui 237.293 prime dosi e 68.521 seconde dosi. È previsto il completamento entro il 23 febbraio. Successivamente parliamo della campagna vaccinale anti-Covid fase 1-bis, che riguarda 107.000 persone, 107.425 persone. Le categorie sono le residenzialità psichiatriche, l'assistenza domiciliare e i loro operatori, i centri di diurni, i farmacisti, le controprofessioni, quindi dentisti e odontoiatri, sanità militare e personale da usare nelle fasi successive, quindi come si è citato, ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti, informatori scientifici del farmaco e altri operatori e altro personale da censire anche in funzione delle indicazioni che verranno date dal Ministero. Lo sviluppo della fase vaccinale, questa, che abbiamo chiamato un bis, riguarda la riproduzione che è in corso per ulteriori categorie che verranno definite prioritarie, la raccolta delle informazioni di contatto e l'inizio delle somministrazioni dal 10 febbraio con completamento sulla base delle adesioni. Vi do poi il piano di consegne di vaccinazione anti-Covid che è stato fornito dal commissario Arcuri nell'ultima comunicazione che abbiamo ricevuto. Per Pfizer avremo settimana del 1-7 febbraio 84.000 dosi, 11.000 di Moderna. Nella settimana dell'8-14 febbraio 85.000 da Pfizer, 22.000 da Moderna, 71.904 da AstraZeneca. Dal 15 al 21 febbraio 104.000 di Pfizer e 111.048 da AstraZeneca. Dal 22 al 28 febbraio 105.000 da Pfizer e 82.000 da Moderna, per un totale quindi di Pfizer totale dal 1 febbraio al 28 febbraio di 378.000 dosi, 115.000 da Moderna, 182.000 da AstraZeneca, per un totale complessivo di 675.950.000. Abbiamo dei punti da chiarire con il governo. Io ho chiesto una riunione della Commissione Salute e ovviamente ho chiesto che la Commissione Salute si facesse promotrice di chiedere al Presidente Bonaccini una conferenza tra regioni per verificare i criteri di distribuzione dei prodotti vaccinali. I criteri di distribuzione dei prodotti vaccinali, che, come tutti sapete, in questa prima fase erano sulla base dei target. A seguito di richieste provenienti da alcune regioni, non tutte, si è passati a una definizione del non più del target ma della popolazione. Questo criterio non ci soddisfa, non soddisfa la maggior parte delle regioni, perché potremmo trovarci con una contraddizione che una regione che ha più un maggior numero di ultra sessantenni o un maggior numero di ultra ottantenni o un maggior numero di categorie con particolari fragilità, quindi con la necessità di garantire il diritto alla salute che è un diritto costituzionale, si potrebbe, una regione si potrebbe trovare in una condizione diversa rispetto ad altre. Quindi, per questo motivo, sapendo che il commissario in questo momento sta mantenendo il criterio della distribuzione della popolazione, che è un criterio che non ci convince, ho chiesto, devo dire che sono pochissime le regioni che
chiedono questo criterio. Ha chiesto di avere appunto una riunione in Commissione Salute da portare poi in conferenza Stato-Regioni per avere di nuovo il criterio sui target, che è un criterio che è peraltro un criterio che quasi tutte le regioni stanno chiedendo. Ho anche chiesto di avere una definizione centralizzata e condivisa delle priorità all'interno di ciascuna fase del piano nelle relative categorie individuate, per poter avere un'uniformità, un'omogeneità che non metta le regioni in difficoltà perché una regione decide un certo target, un'altra regione ne decide un altro e ci troviamo a lottare con una regione con l'altra in maniera davvero non corretta dal punto di vista dell'interesse delle istituzioni e dei cittadini. Quindi, secondo una definizione centralizzata e condivisa delle priorità all'interno di ciascuna fase del piano è veramente importante. Abbiamo chiesto la possibilità di introdurre dei criteri di identificazione delle priorità per categorie, per esempio, all'interno della categoria dei 80 anni, ho chiesto di inserire come prioritaria una sottocategoria che riguarda la plurimobilità e le gravi immunodeficienze, perché è chiaro che dobbiamo cercare di abbattere la mortalità e abbattere la pressione sugli ospedali, e questi due fattori, anche per studi che sono stati fatti e che naturalmente saranno messi a disposizione anche dei consiglieri, dimostrano che ci può essere una effettiva diminuzione di pressione sugli ospedali e un'effettiva diminuzione di mortalità dando priorità a questa sottocategoria. Abbiamo chiesto l'esplicitazione dell'associazione tra categorie e prodotto vaccinale da utilizzare anche alla luce delle recenti indicazioni di AIFA, così che vengano adottati i medesimi comportamenti nelle somministrazioni di territorio. Perché ovviamente questo devo anche dire in maniera molto chiara, questa definizione del cambio di AstraZeneca è chiaro che cambia anche il piano vaccinale, un conto era avere, come ci eravamo preparati, il piano vaccinale su un certo target, e un conto adesso che ci viene detto che il piano vaccinale per quanto riguarda AstraZeneca deve essere, anche se ci viene detto che è solo un'indicazione, ma è chiaro che un'indicazione di AIFA non si può non rispondere, e quindi ci viene detto solo 55 anni. Quindi è stata fatta una scelta da AIFA simile a quella che è stata fatta in Spagna, diversa però da quella che è stata fatta in altri paesi, per esempio in Germania. Arriviamo al piano vaccini fase 2, quindi noi ovviamente riteniamo che la nostra debba essere una distribuzione multicanale. Quindi, il piano di consegne e le caratteristiche dei prodotti vaccinali, alla luce ovviamente degli indirizzi nazionali rispetto ai chiarimenti richiesti, che io devo dire speravamo di poter avere già in giornata, perché io avevo già chiesto che si potesse riunire la Commissione Salute e la Commissione, e successivamente la conferenza Stato-Regioni, per il momento non abbiamo convocazioni, aspettiamo di vederle. Pertanto in fase 2 confermiamo ovviamente l'attuale canale delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, quindi di ASL, a cui si aggiungono i medici di medicina generale, le farmacie, sempre con la supervisione del medico, quindi voglio essere ovviamente precisa su questo, e quelli che noi chiamiamo le strutture massive, quindi dove possono ovviamente accedere persone giovani, persone che non hanno problemi di comodità. Per quanto riguarda AstraZeneca, abbiamo fatto un'ipotesi di categorie. Vorremmo anche qui aspettare di avere dal governo, quindi dal Parlamento, la definizione delle categorie, però essendo il vaccino di AstraZeneca in consegna abbastanza rapidamente, ci siamo permessi di fare una nostra ipotesi per non mantenere scoperte delle fasce di popolazione che potrebbero invece essere vaccinate. E quindi la nostra ipotesi delle categorie prioritarie è forze dell'ordine, personale scolastico per didattica in presenza, addetti alla giustizia e trasporto pubblico locale. Queste sono le categorie che indicativamente avremo individuato. Qual è l'adesione alla campagna vaccinale e la definizione delle agende? L'avvio della fase massiva richiede una capillare attività di comunicazione verso il cittadino,
tramite i canali istituzionali con la trasmissione di lettere e materiale informativo. Entro una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione e di prenotazione. Entro due settimane sarà attivo l'accesso al portale per la prenotazione delle vaccinazioni, aperto a tutti e con priorità alle fasce interessate. Gli strumenti di raccolta delle informazioni di contatto e delle adesioni quindi saranno un portale dedicato, il portale dei farmacisti e dei medici di medicina generale con una mobilità push pop e tramite il contatto diretto, quindi call center e medici di medicina generale. L'attività per la gestione degli ultra ottantenni. La raccolta delle adesioni per la campagna vaccinale della fascia degli ultra ottantenni, che sono oltre 700.000, di cui 620.000 cronici, avverrà tramite riferimenti sanitari di prossimità, quindi medici di medicina generale e assistenza domiciliare, accesso al portale direttamente o col supporto dei familiari. La persona sarà contattata tramite telefonata da un operatore o con SMS per le informazioni relative alla sua prenotazione per la vaccinazione, quindi la data, l'ora e l'ora, attraverso dove sarà precisato il medici di medicina generale, il domicilio o il centro vaccinale dove potranno recarsi. L'inizio della somministrazione è previsto per il 24 febbraio. Io chiederei soprattutto ai giornalisti che sono presenti in sala, per cortesia, dato che ieri abbiamo letto delle notizie che non rispondono al vero, essendo questa davvero un problema che riguarda tutti i cittadini, nessuno vuole fare in modo che ci sia confusione o che non ci sia quella giusta chiarezza che i cittadini la chiedono. Per cortesia chiedo a quelle pensate giornalistiche che hanno scritto un articolo diverso, per cortesia di precisarlo. Io credo che adesso ho dato che inizio somministrazione per le attività per gli ottantenni dal 24 febbraio. Abbiamo una prima ipotesi di segmentazione della popolazione per la somministrazione della vaccinazione massiva, quindi soffermo solo su questa parte, quindi la parte che riguarda gli ottantenni e i cittadini con la sua immobilità indicata nelle, in 700.000 e 1 milione, cosa detto delle strutture sanitarie, delle categorie prioritarie, che sono circa 300.000, gli under 17, e quindi supererei il target di vaccinazione massiva che pensiamo essere di 6 milioni e 600. L'obiettivo è pianificare un modello di vaccinazione massiva che sia il più adatto al territorio e alla popolazione. Abbiamo fatto una sperimentazione sul campo, che poi dirò, che sempre abbiamo utilizzato la definizione di un modello di vaccinazione massiva che sia scalabile sul territorio. Abbiamo fatto delle simulazioni con un dimensionamento dinamico e abbiamo valutato la capacità effettiva di erogare e di pianificare. Abbiamo ipotizzato 4 tipologie di formati per dimensioni di capacità. Preciso che questi sono criteri indicativi, preciso e lo ridico, criteri indicativi da verificare con gli enti locali. Abbiamo previsto spazi piccoli, per esempio palestre, con un metro quadrato, con 700 metri quadrati, ma preciso, sono criteri indicativi, quindi siamo sicuri, siamo già sicuri che ci saranno dei comuni che avranno degli spazi più piccoli, e quindi questi sono indicativi per avere un modello che ci aiuti a dimensionamento del personale tecnico, dei operatori sanitari e del personale amministrativo, del numero di vaccini al giorno e della medicina. Quindi sono indicativi che possono essere rimodulati in funzione anche e soprattutto delle esigenze dei comuni. Abbiamo previsto 4 parametri, quindi spazi da 700 metri quadrati, da 3.700, da 6.000, da 13.500. E abbiamo previsto per questi spazi di quanto personale medico abbiamo bisogno, di
quanti operatori sanitari, di quanto personale amministrativo, quanti vaccini al giorno possono essere somministrati e quindi quale può essere la possibilità di vaccino per l'autore del giorno. Ripeto, indicativi. Abbiamo fatto una sperimentazione per capire se funziona il modello, diciamo, di somministrazione massiva. L'abbiamo fatto su, per quanto su volontari aereo nel padiglione fiera del Policlinico, e il risultato è che sono stati vaccinati 2.500 volontari vaccinati in due giorni con 13 medici, 24 tra i operatori e i genitori, 15 amministrativi, quindi 125 vaccini all'ora con due unità vaccinali. Quindi abbiamo visto il modello e abbiamo visto che questo modello può essere applicato. Quindi dalla sperimentazione passiamo al modello, quindi successivo. Il successo della vaccinazione massiva ne può fare un format da replicare a seconda delle necessità e adattando i luoghi, le dimensioni in collaborazione con le zone. Abbiamo previsto una proposta, una governance per gestire il piano vaccinale, quindi un comitato di guida che è formato dal Presidente, formato dall'assessore Coloni, da me e dal dottor Bertolano. Il comitato di guida si avvarrà per l'esecuzione del progetto, si avvarrà del dottor Crivello, del dottor Matti, rispettivamente direttore della di Welfare, direttore della protezione civile, e avrà un'organizzazione che in questo momento non so elaborare, ma che vi potete vedere, quindi avrà un'organizzazione che prevede sistemi informatici, logistica, supply chain, infrastruttura operation, integrazione, risorse umane e coordinamento. Quali sono i compiti bassi? Una mappa dei potenziali centri territoriali da identificare. La presentazione, parlo della parte massiva a questo punto naturalmente. La presentazione del progetto di dettaglio alle ATS, una corresponsabilizzazione con il territorio, quindi ATS, ASC, NSSP, sindaci, dei sindaci nelle singole SST, allocazione dei cluster di popolazione su centri identificati, identificazione in luoghi del personale, inclusa la realizzazione dei nuovi centri e avvio del progetto vaccinale massivo. Questi sono i prossimi passi. Una parola ancora sul personale. Allora, noi abbiamo fatto, siamo stati tra le prime regioni che hanno accolto i medici di medicina generale. Sappiamo che il governo sta lavorando per un accordo nazionale con i medici di medicina generale. Nello stesso tempo abbiamo richiesto al governo di poter utilizzare gli specializzandi. Io avevo già dato questa informativa una delle precedenti riunioni. Devo dire che a oggi purtroppo ancora questa possibilità non c'è, perché in questo momento il governo è fermo a quello che è previsto nella legge di stabilità, che prevede l'utilizzo degli specializzati per un mese e senza retribuzione. Quindi questo non ci convince, perché riteniamo che sia necessario che gli specializzati possano essere retribuiti e possono essere a disposizione per tutto il periodo della campagna vaccinale, quindi 3-4 mesi. Quindi abbiamo richiesto di nuovo alla Commissione Salute, chiedendo alla Commissione Salute di inserirlo, di chiedere al Presidente Bonaccini di inserirlo in conferenza Stato Regioni, e ci aspettiamo di avere una risposta su questo, perché indubbiamente per noi la parte specializzante, e credo non solo per